Stasera è una serata eccezionale. Buonasera a tutti, vi ringrazio Buonasera. della presenza e vi presento due belle ragazze, Margherita Montoneri e Gatto Buonasera. Daniela. Una è un on-tam e l'altra è un off-tam, oltre a essere due brave professioniste. Questa sera ci parleranno delle erbe belle e buone dai boschi alla tavola. Non so che cosa ci hanno preparato, però vi ascoltiamo volentieri. Mi raccomando, spegnete le telecamere e poi le Io domande alla pure, fine. esatto, spengo la telecamera così la connessione sarà un po' No, migliore. tu no, noi le spegniamo, Margherita. Allora Noi, spero che venga la connessione. tu e Daniela, coordinatevi voi, fate voi. Ok. Ok. Allora, con Daniela abbiamo pensato di fare questa presentazione sulle erbe e le piante di montagna e il loro utilizzo. Però c'è da fare necessariamente una premessa importantissima. Tutte queste cose che noi diremmo non fatele a casa, ecco, come le classiche cose che dicono i bambini, nel senso che appunto qui non si parla di piante che possono anche avere effetti tossici o comunque possono essere confuse con altre piante che invece di essere commestibili sono tossiche. Quindi mi raccomando, la prima cosa che vogliamo dire è proprio attenzione, non raccogliete mai nulla se non siete assolutamente sicuri di quello che è, affidatevi anche a qualcuno di più esperto. Perché vi assicuro, e l'ho vissuto proprio in famiglia, che i miei zii sono andati in coma, l'hanno ripresi per i capelli per un'insalata di bella donna, ecco, scambiata per dieta selvatica. Quindi mi raccomando, questa è la prima cosa veramente importante. Margherita, scusa, metti in presentazione che forse si vede più grande. No, il discorso è che se No? metto in presentazione non Non riesco a riesci? Niente, basta. non scorre. Allora vai. Io così ce l'ho in presentazione, però se Però non te lo vado avanti. prendi. Però si vede benissimo così, eh? Però io sto andando avanti, ma a voi resta No, no, sempre. non scorre nulla. È Questo. Vuoi che provi io? Prova tu, ok. Aspetta. Che provi io, spiritosa. Adesso. Allora, così capace. Arrivo, benne buone. Vediamo. Provo, scusate, ma per gli stili del tempo. L'ultimo secondo. Scusami se mi permetto, hai aperto la Prego. presentazione e poi la chiusa icona? Sì, no, la procedura è proprio quella che ho sempre usato. Eccoci, Prima è partita, si è arriva. visto tutto. Allora. Allora, vediamo. Perché io sul mio computer la vedo, però vediamo se riesco a caricarla. Allora, condividi schermo. Grazie. Lo vedete? No, No. non vediamo nulla, vediamo te. Una finestra, questa, così, Nulla. sì, Sì, no, adesso eccola, sì, eccola, sta arrivando, sta comparsa, scorrendo. Benissimo. Sì, scorre. ok, si sì, scorre, Ok, allora tu perfetto. dimmi, Margherita, quando Allora, c'è la mia bisogno vado connessione, avanti. io per questo volevo spegnere anche la Eh videocamera, sì. perché la mia connessione è un pochino lenta. Fate come volete.
Allora, abbiamo fatto un'introduzione generale, diciamo, proprio sul perché questo argomento delle erbe spontanee è molto, molto richiesto, però a volte secondo noi, che è successo? Secondo noi, insomma, mancano proprio delle piccole indicazioni di base. Allora, intanto abbiamo fatto appunto la prima raccomandazione di non raccogliere nulla se non si è sicuri di quello che è. Altra cosa importante è che bisogna sapere quando, cosa e come raccogliere e che cosa è consentito raccogliere, perché non tutte le piante commestibili, erbacee, alberi, arbusti, quelli che sono, sono insomma, non di tutto è permessa la raccolta. Molte piante potrebbero essere protette e quindi, prima di tutto, se vogliamo fare una cosa del genere, è necessario informarsi presso la regione, il parco dove vogliamo andare, sulle regole sulle piante protette o non protette. Anche perché a volte potrebbe essere consentita la raccolta soltanto in piccole quantità, quindi non so, possiamo prendere tot etti di una certa cosa. Quindi, prima cosa anche informarsi sui regolamenti e sulla legislazione riguardanti proprio la raccolta delle piante e delle erbe spontanee. E dobbiamo anche sapere in che habitat andare a trovare una pianta che ci interessa, perché ovviamente, oddio, sì, diciamo che molte delle piante che abbiamo presentato poi si trovano un po' dappertutto, però in generale la vegetazione è qualcosa di fortemente legato al clima e quindi alla latitudine e alla quota e anche al tipo di terreno. Quindi se noi conosciamo non so, il clima oppure la quota e il tipo di suolo calcareo piuttosto che silicio di una certa zona, possiamo già aspettarci che tipo di vegetazione trovare e al contrario, se noi troviamo un certo tipo di vegetazione in un'area, possiamo immaginare che tipo di clima, che tipo di suolo insiste su quell'area perché le due entità sono veramente legate tra di loro. E un tempo era la normalità usare in cucina e non solo in cucina, anche come medicamento, le erbe spontanee che si trovavano in natura, in questo caso diciamo anche in montagna, visto che parliamo anche di erbe montane. Una cosa che si è un po' persa ovviamente con l'agricoltura intensiva, con i supermercati, eccetera. Quindi questa raccolta delle erbe spontanee, questa riscoperta di queste piante, possiamo vederla anche come una sorta di valorizzazione del territorio e della biodiversità. Quindi ovviamente raccogliere, sì, riscoprire questa, diciamo, tra virgolette, sapienza perduta, però sempre con rispetto e sempre con l'idea che stiamo andando a toccare degli ecosistemi veri e propri, dei veri e propri piccoli mondi che hanno la loro importanza grandissima per moltissimi organismi, sia vegetali che animali. Per esempio, un boschetto, una siepe, anche un muretto a secco. Si tratta di ecosistemi molto complessi. Un muretto a secco può funzionare da corridoio ecologico, quindi da modo per spostarsi da un areale all'altro, per tantissimi animali, dalla lucertola agli insetti, eccetera. Quindi questa nostra presentazione vuole essere anche un modo per valorizzare questa sapienza perduta sulle erbe spontanee, ma anche una sensibilizzazione e quindi un raccogliere anche con rispetto e quindi in un certo modo e con un certo criterio. E valorizzare, quindi riscoprire la flora commestibile spontanea
anche un modo per riscoprire, ritrovare dei sapori diversi, lontani a quelli a cui siamo abituati, ormai perduti. Quindi, diciamo, insomma, ritrovare anche delle specie che ormai nella grande distribuzione non si trovano più. Assolutamente. Se Esatto. posso dire, in particolare, infatti, come vi abbiamo anche riportato qui, considerate che comunque con l'agricoltura, già da 11.000 anni fa, l'uomo ha sempre cercato di modificare la propria, cioè ha sempre cercato, non l'ha fatto volontariamente, consciamente, ma così è stato, modificare la propria dieta cercando di incentivare tutti gli alimenti che sono più dolci e più ricchi di olio, che comunque come natura di gusto è dolce l'olio. Quindi si sono andati a perdere tutti quei fitonutrienti che purtroppo hanno sapore tendenzialmente amaro, ma che sono molto importanti. Le vitamine spesso sono amaro, i flavonoidi che sono tutti quelli protettivi. Quelle sostanze protettive sono di solito amare, il calcio è molto amaro come sapore nelle piante, però oggettivamente le erbe selvatiche commestibili sono generalmente più ricche di questi fitocomposti e infatti tendenzialmente sono più amarognole o comunque hanno gusti a cui non siamo più abituati. Se guardate per esempio in questa tabella comparativa, molto banalmente uno spinace o un'ortica, c'è una differenza abissale in concentrazione di alcuni nutrienti, tra cui il ferro e la vitamina A, per esempio. Quindi Per non ecco. parlare della lattuga che compriamo al supermercato, Vabbè, che è acqua! È acqua! è acqua. Assolutamente. E basta. Andando avanti, appunto, vabbè, ritorniamo con le indicazioni su cui vogliamo veramente insistere. Dove raccogliere? Non si raccoglie sui bordi delle strade, perché ovviamente insomma sono abbastanza, posti abbastanza inquinati e non raccogliere dove sappiamo che ci sono campi coltivati che sono sottoposti a trattamenti chimici, non raccogliamo in posti che sono frequentati da cani o altri animali, e appunto non raccogliere niente che non si conosca e L'abbiamo detto. verificare sempre la legislazione riguardante la raccolta proprio delle piante. E, altre cose, come raccogliere le piante. Facciamo sempre in modo da lasciarne altre sul posto e di lasciare le radici della pianta. In questo modo garantiamo la sua sopravvivenza. E è il problema che ha, per esempio, la genziana, che è protetta e la cui raccolta è vietata proprio perché per fare il famoso liquore si usano le radici e quindi la pianta viene sostanzialmente uccisa per avere il liquore e quindi finirebbe per estinguersi se non fosse vietata la raccogliere. Vediamo anche di raccogliere piante che non presentino segni di malattie oppure che siano ammuffite o su cui siano presenti insetti o Parassiti. parassiti, esatto, stiamo attenti a pulirle, quindi a prepararle, soprattutto se le vogliamo consumare crude. E allora, come si distingue la raccolta delle piante? Come accennavo prima, la maggior parte delle regioni italiane ha una sua legislazione per la tutela della flora spontanea. E, non tutte. Appunto, ogni regione ha la sua, quindi per questo dicevamo, informiamoci sempre sul regolamento della singola zona, perché tutti i criteri sono insomma diversi da regione a regione, da zona a zona, e soprattutto spesso sono anche provvedimenti e regolamenti abbastanza datati, mentre altri sono stati aggiornati un po' più recentemente. Ci sono delle piante che sono assolutamente proibite, quindi non possiamo assolutamente toccarle,
altre che possiamo raccoglierle, ma solo in una certa quantità massima, che ovviamente è indicata nelle regole vigenti per il luogo dove ci si trova. Ovviamente se non seguiamo queste cose potremmo essere passibili di multe o comunque di penalità. Allora, tenete conto che fino, diciamo indicativamente fino al 2018, anche se non è così chiaro, oltretutto anche per la raccolta, diciamo, a scopo familiare delle piante serviva anche un patentino, in realtà che derivava da una legge del 1931, con un decreto regio ancora prima del fascismo, che però non era mai stato abolito. È stato abolito appunto nel 2018, anche se non totalmente, questo decreto. Per cui adesso sembrerebbe che non serva più, quindi già questo è un punto a nostro favore per poter andare a raccogliere piante anche nei parchi dove è possibile raccoglierle. Però permangono le prescrizioni regionali, soprattutto provinciali e regionali, sulle quantità. Quindi anche piante, voglio dire, un mirtillo, un banale mirtillo, tanto per capirci, spesso in quasi tutte le regioni è disciplinata la quantità che si può raccogliere per persone. No, 5 tonnellate di mirtilli non li possiamo prendere. Non si può fare, no, decisamente no. E molto radicato. Vai tu, Dani. Sì, tanto adesso qui vi abbiamo messo un po' di esempi, un po' di indicazioni, ma cerchiamo di scorrere veloce, se no non riusciamo a presentarvi neanche una pianta. Come diceva Margherita all'inizio, considerate comunque che fino a pochi decenni fa, alla fine, per l'economia montana le erbe selvatiche sono sempre state un alimento sia di sussistenza, perché si mangiavano, ma anche perché venivano, per esempio, raccolte, vendute o al farmacista, allo speziale del paese, o alle distillerie. Alla fine gli amari e i liquori sono fondamentalmente dei concentrati di erbe. Quindi ecco, avevano anche una sorta di scopo da reddito, anche se non eccessivo. E in più, oltre ad essere utilizzate come alimenti, venivano utilizzate anche come medicamento. Infatti la cosiddetta fitoterapia c'è da sempre ed è sempre stata impiegata anche da noi come unica medicina, anche se adesso viene intesa come medicina alternativa, ma alternativa non è, no. Dato che la maggior parte dei farmaci di sintesi deriva dall'osservazione dei principi attivi vegetali. Per fare un esempio che conoscono tutti, l'acido acetilsalicilico, che è nell'aspirina, deriva dall'acido salicilico, che deriva da un principio attivo della corteccia del salice, ma non solo quello, tantissimi antitumorali derivano da vegetali. E qui ci si rifà al principio di state attenti a quello che raccogliete, perché se per sbaglio prendete un colchico anziché lo zafferano, è pericoloso, per capirci. Non solo da noi ovviamente, ma in tutto il mondo è sempre stata utilizzata come medicina, e ci sono assolutamente tantissimi trattati di importanza fondamentale da est a ovest in tutte le culture. Un'altra branca invece di questa scienza, tra l'altro, diciamo, delle piante, aggiungo un'ultimissima cosa, vai. Anche uno dei motivi proprio di conservazione della biodiversità, perché si sospetta, si crede, e sicuramente è così, che moltissime specie vegetali non siano ancora state scoperte, per esempio nelle foreste pluviali in Amazzonia, che potrebbero avere principi attivi che potrebbero risultare veramente importanti in medicina. Quindi Quindi potremmo avere ancora molto da imparare, molto da conoscere da piante che ancora non abbiamo scoperto. Quindi la deforestazione, la perdita di biodiversità è dannosa anche per un motivo senso, come questo. Certo. Ecco, invece a fianco della fitoterapia esiste questa piccola branca della scienza che è stata
definita limurgia nel 1700 da questo tal Targioni Tozzetti, che viene inteso come lo studio di delle piante da utilizzare in caso di urgenza alimentare. Qui successe appunto che dopo la carestia che nel 1564 colpì Toscana, Regno di Napoli, diciamo centro Italia, tale Giovanni Targioni Tozzetti scrisse al serenissimo Pietro Leopoldo, principe reale d'Ungheria di Modena, questo trattato, dove consigliava cosa poter dare da mangiare al popolo in caso di carestia di grano e insomma, di classiche culture. Non esistono tantissimi testi di questa, diciamo, branca della scienza, però se vi interessa, se vi incuriosisce, Fitto alla limurgia pedemontana, che è abbastanza recente, diciamo di un secolo fa, fino all'anno scorso si trovava anche su Amazon Libri, quindi probabilmente qualcosa, se vi viene così lo sfizio, si può anche trovare online, non sono solo cose molto antiche. Ciò detto, come vedete, anche qui si parla di alimento, ma anche di fitoterapia, quindi spesso le piante hanno possono avere uno scopo alimentare, ma anche terapeutico, non sempre nella stessa parte di pianta, questo è importante ricordarlo. Tanto per dire, un'ortica, normalmente si mangiano le foglie, e invece in fitoterapia si può utilizzare anche la radice, che normalmente non si mangerebbe. Questo perché le Daniela, piante... Daniela, ti chiedo sì. Scusa, a sì. Volte la voce va via, forse va via? Devi stare un avvicinarmi un po'. Questo perché oltre alle sostanze nutrienti, le piante, quasi tutte quelle che interessano poi nel campo fitoterapico, contengono anche quelli che vengono chiamati metaboliti secondari, che hanno delle funzioni particolari nella pianta. Generalmente sono, non so, ad esempio, insetto repellenti oppure insetto attrattori, se servono per attrarre gli impollinatori, oppure possono essere delle sostanze di difesa dai raggi UV, per esempio, per non far appassire i petali del fiore, oppure possono servire a difendersi da funghi patogeni e parassiti. Quindi le piante che poi noi utilizziamo in erboristeria o fitoterapia non producono le sostanze per noi, ovviamente le producono per se stesse, ma spesso l'azione di protezione che hanno all'interno della pianta può essere sfruttata anche da noi. E qui appunto vi parlavo dell'ortica, non a caso. In relazione a questo, ricordiamoci sempre, come diceva Margherita all'inizio, che sia per uso alimentare che per uso terapeutico bisogna fare attenzione e saper riconoscere con certezza le specie che si stanno raccogliendo e poi eventualmente o mangiando o utilizzando in campo officinale. Perché esistono specie velenose che possono essere confuse abbastanza facilmente con piante che magari invece di tossicità non hanno per nulla, e quindi bisogna essere assolutamente attenti. Gli effetti tossici, generalmente di quelli che possono avere effetti tossici, può essere o locale o sistemica. Locale si intende generalmente a carico della tubercolosi, che non vuol dire che sia soft come tossicità, ma ovviamente no. Non è sistemica, che è dovuta o all'ingestione, ma può essere anche sistemica per assorbimento attraverso la cute, perché esistono piante che possono avere questo problema. E generalmente dipende ovviamente dalla quantità di parti ingerite o toccate, nel caso di quelle che vengono assorbite attraverso la cute. Qui ti abbiamo messo giusto due esempi, tanto per riprendere il concetto. Vabbè, l'ortica, lo sappiamo tutti, è irritante, però una volta raccolta e pulita, se la mangio non dà nessun problema, anzi è parecchio gustosa. Molte ombrellifere, tra cui per esempio il panace dei prati, invece sono fotosensibilizzanti. Cosa vuol dire? Che anche solo per il contatto contengono delle sostanze, soprattutto nelle parti che hanno oli essenziali,
che possono dare irritazione soprattutto se esposti alla luce. Quindi bisogna fare attenzione anche al momento della raccolta, magari nel dubbio, se non si conosce bene la pianta, magari indossare un paio di guanti, per esempio, per essere più tranquilli. Tanti colori che servono, perché se no punge e basta provare una volta e si capisce se è ortica o se è qualche cos'altro, però ecco, si limita soltanto a quello. E per invece le piante che sono tossiche a livello sistemico, come si diceva prima, ci sono delle gradazioni, diciamo così, di tossicità. Ci sono piante estremamente tossiche, tipo la belladonna di cui parlava prima Margherita, per le quali bastano uno o due bacche, non le foglie, ma almeno le bacche, ne bastano uno o due per essere mortali. Quindi bisogna stare molto attenti. Normalmente si dice di stare attenti soprattutto per i bambini, perché hanno questo aspetto un po' tipo mirtillo, sono molto belle e lucide. Se il bambino magari per sbaglio la prende e la mette in bocca, è veramente molto pericoloso. L'acodito, che è la pianta in alto a destra, bellissimo, meraviglioso, ma è tossico tutto, dalla punta dei fiori alla punta delle radici, e i principi attivi vengono assorbiti anche per via cutanea, quindi è un pericolo mortale di fatto. Il mughetto, tanto bellino, contiene alcaloidi cardiotossici, quindi bisogna stare molto attenti. Il mughetto potrebbe, da chi non è attento, essere confuso per esempio con l'aglio orsino, perché ha la foglia che ci assomiglia abbastanza, che invece è assolutamente una pianta innocua, anzi commestibile, anche buona. Basta toccarli con i guanti, se puzza di aglio è aglio, se non puzza di aglio non è aglio, quindi non lo raccolgo. Insomma, bisogna essere molto attenti. Scusate se ricalchiamo su questa cosa, ma siccome succedono spesso intossicazioni alimentari per chi va a raccogliere piante così selvatiche, bisogna stare attenti. Non per questo, non ce ne sono parecchie che non sono tossiche. Spesso le asteracee, tipo il tarassa con la cicoria, queste non hanno questo tipo di problemi. Margherita, a te. Allora, visto che abbiamo finito questa parte introduttiva, entriamo proprio nel vivo e andiamo a considerare alcune piante, una piccolissima selezione, di cui vi daremo alcune indicazioni sia sul riconoscimento sia sugli usi. E, abbiamo immaginato una escursione che si potrebbe fare in Appennino, e partendo più o meno insomma dal verso i 500-600 metri e arrivando in vetta a una montagna di anche sui 2000 metri, e durante la nostra escursione attraverseremo vari ambienti diversi. Già vediamo che partiremo da un bosco tipo questo nella prima foto, che è un bosco molto luminoso con molte piante diverse e un sottobosco molto lussureggiante, e, per poi finire dentro una faggeta che è diciamo il tipo di bosco più comune nei nostri Appennini, però è formato esclusivamente o quasi esclusivamente da faggi, perché il faggio è una pianta che tende a fare popolamenti unici, e è un bosco più buio, più ombreggiato e quindi con meno sottobosco, e per poi finire in una zona che in realtà in Appennino purtroppo a causa del pascolo e della transumanza si è quasi del tutto persa, che è quella degli arbusti contorti come l'uporsina, altra pianta molto importante a livello fitoterapico, e poi finiamo nelle praterie d'alta quota, dove troviamo quasi sempre graminacee e altre piante adattate soprattutto alla siccità, al clima secco, perché in realtà in Appennino centrale il grosso problema per le piante non è tanto il freddo dell'alta quota, ma proprio la mancanza di acqua, perché i terreni sono sostanzialmente calcarei. Il calcare è il tipo di roccia
assolutamente più comune in Appennino ed è una roccia molto permeabile, che vuol dire che tutta l'acqua meteorica derivata dalle nevi o dalle piogge finisce, si infiltra nel sottosuolo e non c'è praticamente scorrimento superficiale. Quindi le piante si devono adattare in vari modi, alla mancanza d'acqua, quindi cercano di trattenere acqua. E questi che abbiamo attraversato hanno proprio un nome a livello scientifico e si vengono chiamati piani o fasce altitudinali e sono proprio caratterizzati da una flora e da una vegetazione abbastanza omogenea e quindi anche da un'ecologia simile. E questo per quello che dicevo prima, perché vegetazione e quota, quindi altitudine, latitudine e quindi clima di una certa area sono entità molto legate tra di loro. Entriamo quindi nel vivo con la prima pianta che abbiamo scelto, che è il sambuco, Sambucus nigra, che è sicuramente una pianta che abbiamo visto tutti. Una pianta che sicuramente tutti sappiamo che si può mangiare, ma che potrebbe essere confusa con un altro tipo di sambuco che è chiamato Sambucus ebulus o ebbio. Come riconoscerla? Allora, ci sono delle dritte abbastanza semplici. Intanto il sambuco, quello commestibile, il sambuco nero, il Sambucus nigra, ha dei fiori piccolissimi, bianchi e quasi giallini, con un buon profumo, molto profumati. I fiori del sambuco sono profumati in maniera gradevole, e cosa che non succede invece per l'ebbio, che ha dei fiori che non sono gialli, anzi hanno questi pallini nero-violacei. E quindi questo è già un carattere diagnostico per distinguere le due specie. Altra cosa, i frutti, anche i frutti del sambuco nero e dell'ebbio sono diversi. Nel sambuco le bacche sono rivolte verso il basso, mentre nell'ebbio restano dritte e rivolte verso l'alto, anche quando sono del tutto mature. Quindi anche questo è un secondo carattere diagnostico, perché bisogna dire che ovviamente le piante cambiano a seconda del loro ciclo vitale e quindi non è detto che le troviamo sempre fiorite, quindi dobbiamo saperle riconoscere anche in vari momenti, anche quando non hanno i fiori ma hanno i frutti. Per quanto riguarda appunto l'uso e la raccolta, lascio la palla a Daniela che ci parlerà appunto di come raccogliere il sambuco. Allora, premesso che io sono di estrazione chimico-farmaceutica, quindi ovviamente tenderò sempre a cascare dalla parte fitoterapica, ma vorrei parlare un pochino più della parte alimentare perché è quella più interessante. Allora, per quanto riguarda il sambuco, diciamo, sia i fiori che i frutti, che sono quelle bacche violacee che avete visto nelle fotografie, sono utilizzate sia per uso alimentare che per uso fitoterapico. I fiori ovviamente vanno raccolti appena aperti e in ambito fitoterapico vengono utilizzati soprattutto come tisana o estratti per le loro proprietà, diciamo, di aforetiche, quindi nelle malattie di raffreddamento sono blandamente fluidificanti perché contengono mucillagini e quindi possono essere utilizzate in questo senso. Le bacche devono essere raccolte quando sono ben mature, sia per mangiarle che per farne degli estratti, facendo attenzione a togliere i semi, che sono dei semi piuttosto piccoli, perché di per sé sono velenosi, un po' come succede per le mandorle amare, per gli albicocche, le ciliegie, quindi va sempre tolto il seme. È un lavoraccio, ve lo dico. Sinceramente è un Ma po' un ne vale lavoraccio. la pena? Non so se ne vale la pena. Oppure con un bel passa verdure, se riuscite ad averlo quei buchini piccoli, allora si può fare. Mentre del Sambucus edulus, ovvero l'ebbio,
la, diciamo, il Ministero della Salute, che è l'ente che disciplina l'utilizzo in erboristeria, chiamiamola così, quindi erboristeria e integratori alimentari, dove potete trovare comunque il frutto o il fiore secco, ma anche gli estratti, quindi le gocce, le compresse, le capsule, quello che è. Non prevede l'utilizzo dei frutti per l'ebbio, perché sono proprio tossici a livello gastroenterico, mentre le foglie e i fiori potrebbero essere utilizzati. Io in tutti gli anni in cui ho lavorato in questo campo non l'ho mai visto utilizzare, però, perché probabilmente non si raccogliono, si tende a non raccogliere, mentre c'è abbastanza utilizzo del sambuco. I fiori del sambuco, penso lo sappiate tutti, sono molto buoni, fatti in pastella e fritti. Quindi tutto sommato a noi converrà raccogliere quelli piuttosto che le bacche, altrimenti se ne possono fare appunto dei succhi, magari dei frutti. Tenete conto che sono molto tingenti, non so come dirvi, hanno molte antocianine, molte sostanze colorate, quindi tendono a tingere molto, un po' tipo il mirtillo, infatti anche il sapore ci assomiglia, sono un po' più aspri, ma ci assomigliano. Anzi, addirittura, per esempio, nel settore degli integratori esiste un colorante naturale che è stato chiamato con il nome commerciale Rubini, che è succo di frutto del sambuco essiccato, ed ha esattamente il colore rubino, proprio questo colore. Quindi è abbastanza interessante, al limite si potrebbe provare a fare un succo di questo colore, ed eccoli qui i nostri splendidi fiori fritti. Pastellati e fritti. Esatto, pastellati e fritti, con la pastella come tu vi raccomanda, perché tanto. Ovviamente frutto, fiore molto fresco. Allora, andiamo avanti con la seconda pianta che abbiamo scelto, che è l'aglio orsino, che è particolare perché è una delle poche piante che si trova anche nei boschi di latifoglie come le faggete, quindi potremmo trovarlo anche all'interno delle faggete, dove, dicevamo prima, in realtà il sottobosco non è così ricco. E invece l'aglio orsino ama boschi umidi e non ama tanto il sole, quindi si trova anche in sottoboschi piuttosto ombreggiati, e, quindi umido, quindi anche sulle sponde dei fossi, sulle sponde dei ruscelli, vicino ai fontanili, e lo troviamo fino a 1500 metri d'altezza. E anche questa pianta però potrebbe essere confusa per esempio con il colchico, che è invece tossico, e come facciamo a distinguere le due specie? E intanto appunto dall'habitat, perché in genere il colchico non cresce all'interno del bosco, mentre abbiamo detto che l'aglio orsino è una pianta che si può trovare anche come nel sottobosco, quindi in piena foresta, diciamo così. E questo è già una discriminante, quindi è più sicuro raccogliere l'aglio orsino all'interno di un bosco piuttosto che ai margini di un bosco. Siamo molto più sicuri che si possa trattare di aglio orsino e non di un'altra pianta. Il metodo comunque più semplice è quello di prendere una foglia, strofinarla, spiaccicarla, perché ha il caratteristico odore proprio dell'aglio. Quindi qua tagliamo la testa al toro, perché siamo sicuri che sia la pianta giusta. Come raccolta e utilizzi? Allora, dunque... La raccolta viene fatta ovviamente diciamo in tutte le stagioni per quanto riguarda le foglie di aglio orsino, però sicuramente sono da preferire quelle primaverili, perché sono più tenere, e normalmente la parte che viene raccolta dall'aglio orsino per uso alimentare sono proprio queste foglie, perché hanno la stessa pungenza e lo stesso aroma classico dell'aglio, come noi utilizziamo il bulbo, quindi possono essere lasciati i bulbi a terra per permettere la proliferazione e utilizzate le foglie. Spesso si fanno pesti di aglio orsino, sono leggermente più delicati ma molto gustosi.
in ambito fitoterapico non è molto utilizzato, ma semplicemente per ragioni economiche, perché si fa prima a coltivare l'aglio, e ha, però hanno essenzialmente le stesse proprietà. C'è anche un tipo di aglio selvatico che viene detto aglione, che si può trovare più nelle campagne che nei boschi, direi, che viene utilizzato in cucina ed è molto apprezzato anche perché, a differenza dell'aglio sin, dell'aglio comune, è delicato in quanto non contiene alcune delle sostanze solforate che sono tipiche pungenti per l'aglio. In fitoterapia ha soprattutto proprietà, diciamo, antipertensive, iperlipidemiche, l'aglio e così anche l'aglio orsino, però diciamo a me interessa più la parte commestibile, quindi il consiglio è di farne per esempio appunto dei pesti che sono assolutamente piacevoli da mangiare. Qui vi abbiamo riportato alcune indicazioni che poi stanno sulle slide delle proprietà dell'aglio. Non guardate le marche delle aziende di cui abbiamo preso, ma tanto sono aziende ben conosciute, quindi non facciamo pubblicità, nessuno occulta, ma è tanto per darvi l'idea che appunto nel campo fitoterapico è utilizzato il bulbo e soprattutto dell'aglio. Spesso addirittura estratto in soluzione oleosa, per esempio il prodotto dell'Avo che ha dato a fare nomi hanno estratto oleoso, perché le sostanze attive dal punto di vista farmacologico sono più contenute nelle frazioni che si estraggono meglio con l'olio. Mentre noi, se semplicemente facciamo il pesto, qualcosa estrarremo dalle foglie, perché sempre l'olio c'è, però qualcosa ovviamente, ma non viene utilizzato per quello scopo. Vai. Allora, l'altra pianta che abbiamo scelto sono i famosi orapi, quindi gli spinaci selvatici. E, si tratta di una pianta perenne, erbacea appunto, e anche se a volte cresce talmente tanto da avere un portamento quasi arbustivo, quasi da proprio da vero cespuglio, e ha questo portamento appunto molto eretto verso l'alto. Quasi una piramide. E, i fiori degli orapi non hanno la corolla, quindi non hanno i petali, è considerata una pianta petala. E come riconoscerla? Allora, intanto dalla disposizione delle foglie sul fusto. La disposizione delle foglie è alterna, quindi una foglia da un lato, una foglia dal lato opposto. E le foglie hanno una forma a freccia, settiforme quindi, e in genere diciamo hanno un aspetto farinoso, un colore verde più scuro nella pagina superiore della foglia e più chiaro nella pagina inferiore, ed è diagnostico il fatto che abbiano due specie di denti, chiamiamoli così, rivolti verso il basso all'estremità della foglia. E, un'altra caratteristica delle foglie è questa loro consistenza quasi farinosa al tatto, quindi toccandole riusciamo a riconoscerle, anche basandoci proprio sulla sensazione tattile che danno. Abbiamo detto appunto che l'infiorescenza, quindi l'insieme dei fiori dello spinacio selvatico, non ha petali, però ha una piccola, un piccolo corona di foglie nella parte basale. E i fiori, l'infiorescenza a forma di spiga e di colore rossastro. E ogni piccolo è formata come da piccoli globi, da piccoli globetti, e che contengono diversi fiori. Diciamo appunto un'infiorescenza è un insieme di fiori, non è un singolo fiore, ma è un insieme di fiori. E dove lo troviamo lo spinacio selvatico? In genere al limite del bosco, verso i luoghi ruderali, quindi luoghi incolti, quindi vicino alle malghe, oppure dove si
ci sono campi coltivati e quindi concimati, che sono stati abbandonati. Quindi anche a distanza di anni dal loro abbandono, lo spinacio selvatico continua a crescere ed è appunto, anche qui ci racconta quasi la storia di quel luogo, perché ci dice che in quella zona, anche magari decenni fa, esistevano campi coltivati, era una zona coltivata. E come tipo di suolo abbastanza indifferente, lo troviamo sia su suoli calcarei che silicei, quindi sia sulle Alpi che sugli Appennini, però il suolo deve essere un suolo bello ricco, e lo troviamo fino anche a 2100 metri d'altezza. E culinariamente ci possiamo fare tantissime cose, da condirci la pasta a questi interessanti, originali involtini, diciamo, come, oddio, non mi viene la parola, il classico rotolo, ecco, no, mandato, dove sostituire lo spinacio, esatto, normale con lo spinacio selvatico. Possiamo sostituire lo spinacio allo spinacio normale, ci possiamo mettere quello selvatico, e, andando avanti, ecco, aggiungo solo che non è, diciamo, è una pianta che probabilmente tutti avrete detto, non sono tanto alti, sono abbastanza, saranno alti così al massimo, più o meno, probabilmente li avrete visti, e viene chiamato anche Buon Enrico in qualche regione, magari voi lo conoscete con quest'altra, con quest'altro nome, però si trovano abbastanza facilmente, e come diceva Margherita, soprattutto si riesce a riconoscere e non a confondere con altre piante simili nelle quali vi piace, perché ha proprio questa specie di farina bianca sotto le foglie, se voi lo sfregate vi resta tutto sulle dita. Sì, ed è molto buono, io l'ho trovato, l'ho assaggiato, devo dire, è molto buono. E da un punto di vista fitoterapico, non mi chiedete il motivo, visto che si può mangiare, non è utilizzato, quindi su questo non vi saprei cosa dire. Potremmo dire però... Un di ferro, non so se si mangia. Esatto, è sicuramente ricco di ferro, ma ricco di molti minerali, visto che cerca substrati ricchi. La ricchezza del substrato ovviamente viene traslata nella parte di pianta che mangio, tendenzialmente nelle foglie, che sono quelle che si arricchiscono di più durante la freccia. Questo vale un po' per tutte le piante di cui si mangia la foglia verde, in particolare come lo spinacio coltivato, anche questo è importante. Andiamo avanti, sempre, diciamo, stavamo parlando dei terreni incolti, ruderali, dei relitti di antiche coltivazioni. Un'altra pianta che troviamo in questo tipo di habitat è il cardomariano, anche se la troviamo un po' più bassa in quota, perché arriva massimo sui 1000 metri, ma è una pianta che sicuramente avrete visto tutti, e classico cardo, quindi spinoso, si riconosce proprio da questa sua foglia, che ha una lamina molto brillante, verde scuro, e ha queste però queste striature, queste bianche, sulla pagina superiore della foglia. Non so se il cardo mariano forse derivi proprio da queste sue striature biancastre. Per quanto sembrerebbe. Io avevo letto che c'è una leggenda in cui si dice che il latte della Vergine Maria, esatto, mentre scappava da Erode. Esatto, si è posata su queste foglie, ricordavo anche io qualcosa del genere. E i fiori sono di colore porpora, ma più raramente potrebbero essere biancastri. Anche qui, adesso, per quanto riguarda la raccolta utilizzista, anche il cardomariano è una pianta che è difficile confondere con qualcos'altro, proprio per l'aspetto delle sue foglie. Abbiamo anche proprio voluto scegliere piante molto facili da riconoscere e molto, appunto, difficili da confondere con altro. E posso passare la parola sempre a Daniela per la sua raccolta e i suoi utilizzi sia in fitoterapia che in gastronomia.
Diciamo, in fitoterapia è una pianta estremamente interessante, molto utilizzata, quelli che vengono chiamati semi, che non sono semi, ma sono frutti dal punto di vista botanico, però sembrano semini, quelli che vedete nella foto, perché contengono delle sostanze particolari che sono quasi solo specifiche di questa specie, che hanno un fortissimo potere protettivo per danni epatici, quindi tutte le alterazioni funzionali epatiche nelle patologie degenerative croniche. Si utilizzano anche, volendo, le parti, foglie e getti, con un'azione un po' più, diciamo, drenante, depurativa in generale, un po' come il carciofo in cui è stretto parente. Qui vi abbiamo messo per alcune piante qualche esempio di preparazione, passatemi il termine, erboristica, che potreste fare anche voi a casa quando andate a raccogliere qualche cosa in campo o comunque nei boschi. Nella letteratura di fitoterapia ed erboristeria si consiglia questo tipo di decotto. Però, se posso essere onesta, siccome le sostanze attive non sono idrosolubili, se io faccio una soluzione in acqua e il decotto si fa con l'acqua, non estraggo quasi nulla, sento solo il sapore amaro e basta. Quindi, se si vuole utilizzare per la fitoterapia, è meglio utilizzare le preparazioni o idroalcoliche oleose che si trovano negli integratori, ma anche come farmaci addirittura. Come si diceva prima, molti farmaci derivano da piante, questo è uno dei casi in cui non è un farmaco che deriva, è proprio composto da principi attivi del cardomariano che, se posso fare il nome, è l'Egalon, che è molto conosciuto per chi eventualmente frequenta le farmacie, è proprio a base dei principi attivi del cardomariano, nemmeno derivati come la fine. Invece in cucina se ne possono utilizzare praticamente tutte le parti, perché le radici possono essere utilizzate bollite, ovviamente con la premura di non raccoglierne troppo, perché altrimenti si falcidia la specie. I capolini si possono cucinare come carciofi, per i parenti. Le foglie, tolte le spine, e lì uno deve avere la pazienza di toglierle, possono essere fatte bollite, ripassate con olio di limone eventualmente, e i fusti, la classica preparazione che si utilizza è quella del fusto decorticato e bollito, possono essere utilizzate come verdure, ma anche per fare per esempio le lasagne con i cardi. Mi interrompo perché i fusti vengono usati anche in Piemonte, per esempio mi ricordo quando ero ragazzina nella Bagna Cauda, in Tinti nella Bagna Cauda, i fusti del cardo erano una delle cose tipiche che accompagnava la Bagna Cauda, me le ricordo da abbiamo trovato un altro uso, non tipicamente appenninico, però non è per appenninico, però però in questo periodo ci sta bene, c'è pure l'aglio, sì. Quindi ma vi testate un po' meno. Nella peggio, se non lo volete raccogliere nei campi, no, adesso scherzando, si può comprare al mercato già pulito, però, esatto. Che è più comodo perché è un lavoraccio, però sono molto buoni, sono piuttosto dolciastri, un po' come i gambi dei carciofi. Sì, a me piacciono tanto, sono sincera, sì, sì. No. Andando avanti, e passiamo al tarassaco, praticamente entriamo nella grande famiglia asteracee con praticamente tutto ciò che è tipo cicoria, quindi anche qui in genere dove andiamo bene, insomma non c'è nulla di velenoso, al massimo potremmo trovare delle specie un po' più amarognole, un po' meno buone come sapore, però di specie velenose non ne troveremo. Il tarassaco è una pianta tipica del nostro clima temperato, anche questa è tipica dei prati, dei luoghi ruderali e dei relitti di prati, di campi coltivati, lo troviamo lungo i sentieri, a bordi delle strade, un po' dappertutto, e lo riconosciamo appunto dalla classica foglia e da questa infiorescenza gialla.
E beh, penso che tutti abbiano presente come è fatto. E vai Dani su Vado. quello che riguarda raccolta Vado, vado. utilizzi. Sì, tarassaco, ma considerate che quello che vedremo Cicoria. del tarassaco appunto riguarda più o meno anche la cicoria, ci sono tante specie similari che magari si riconoscono per uno molto attento perché ha la foglia ha i denti un po' più bassi, un po' più alti, un Esatto. po' più scuri, un po' più chiari, però insomma sono abbastanza intercambiabili. Il tarassaco è assolutamente conosciutissimo sia in fitoterapia che come alimento perché si mangia con foglie, potrebbe mangiare la radice, si mangiano anche i fiori, quindi è abbastanza utilizzabile un po' tutta la parte della pianta che può interessare. Ed adesso qui non abbiamo messo una foto, ma credo sia abbastanza inutile dirlo, è il classico soffione, il tarassaco, quindi non potete sbagliarvi. Ma si riconosce anche quando non ha ancora il soffione o il fiore perché questa rosetta di foglie è molto ben riconoscibile nei prati, quindi è difficile sbagliarsi, insomma. Le radici, come vi dicevo, si potrebbero utilizzare, sono amare, però lo dico subito, sono parecchio amare sia quelle del tarassaco che quelle della cicoria, e si potrebbero raccogliere in autunno oppure inizio primavera, lì cambiano un po' i contenuti, i principi attivi, però indicativamente quello. Le foglie, meglio raccoglierle prima si comincia a formare il bocciolo perché sono più delicate e sono anche più tenere. I fiori si possono raccogliere, diciamo adesso, anche se qui c'è scritto aprile, perché col caldo che sta facendo, io ho visto tarassaci già Ah fiorire sì, nei prati, anch'io. quindi ecco. Vabbè. E come vedrete, si potrebbero anche utilizzare quando sono chiusi in bocciolo per fare delle preparazioni tipo cappero, quindi sotto olio, ma anche sotto aceto, sono molto gustosi, si possono fare in questo modo. Le foglie, che sono la parte che interessa di più dal punto di vista alimentare, possono essere usate in mille modi, ci potete fare la frittata, fare la ripassata in padella, ci potete fare, ad esempio, qui abbiamo un esempio di una specie di strudel salato con pinoli e tarassaco, per esempio. Quindi potete sbizzarrirli un po' come tutti questi tipi di piante. Dal punto di vista salutistico, nel suo complesso ha un effetto depurativo e detossificante. È abbastanza nota la classica tisana di primavera, il tarassaco che c'è sempre. La radice, come dicevo, è più amara e ha anche delle proprietà un po' più spinte, quindi attenzione. Nel caso di, vabbè, a parte l'allergia alle asteracee, perché è vero che non prendo il polline, però per sicurezza chi è allergico alle asteracee non la raccolga. In caso di gastriti o occlusioni biliari, meglio utilizzarla perché è abbastanza potente come pianta. Sono amarognole, quindi eventualmente se fate la tisana, a vostro gusto aggiungete qualcosa di buono o un po' di succo di limone, che così cambia un po' il sapore. Qua. Altra Proseguiamo. asteracea che vi presenta è la calendula. Proseguiamo con una asteracea più particolare, la calendula, che è una pianta che fiorisce molto molto a lungo, quindi è molto facile trovarne i fiori, anche perché appunto ama un terreno calcareo come quello dei nostri Appennini. La possiamo trovare fiorito sia persino in inverno, se il clima è abbastanza caldo, tipo adesso. Il fiore è molto profumato, dal sapore anche amarognolo. E la curiosità, appunto, lo troviamo più che altro, insomma, abbastanza a quote basse, sui 600 metri massimo, sempre tipico dei terreni ruderali e incolti, e appunto, diciamo, sul terreno calcareo. La curiosità è che probabilmente dalla calendula selvatica, quella che troviamo appunto nei prati, deriva la Calendula officinalis, che è la specie che viene coltivata proprio per motivi fitoterapici erboristici e che è spontanea solo in alcune regioni, ma che per lo più è proprio coltivata. La Calendula officinalis è più grande, più imponente, i fiori raggiungono anche 5 centimetri di lunghezza.
e generalmente sono anche più colorati. Qui ci sarebbe tantissimo veramente da parlare dei suoi utilizzi, e quindi lascio di nuovo la palla a Daniela. Considerate l'officina Alice, che questa è quella che si trova anche nelle aiole dei prati, perché è anche molto decorativa, si dà quel fiore, dura a lungo, ovviamente a chi piace, viene molto sfruttato da questo punto di vista. Che dire degli utilizzi? Credo che chiunque abbia sentito parlare della crema alla calendula o dell'olio alla calendula, che sono proprio dei classici. Piace le donne. Esatto, soprattutto per le donne. Infatti i capolini, quindi i fiori, diciamo così, possono essere utilizzati sia per preparazioni da uso esterno, come una crema piuttosto che l'olio, ma anche per uso interno, quindi è possibile fare degli infusi, ad esempio, con i fiori. Perché queste proprietà antinfiammatorie che si ascrivono alle creme alla calendula, schiammanti, eccetera, valgono anche sulle mucose interne. Quindi, ad esempio, se si hanno problemi al sistema digerente. Per le donne è indicata anche, vabbè, in caso di disturbi del ciclo mestruale, ma più in forme diverse dall'infuso, perché vengono estratte sostanze diverse con estratti malformici. Quindi abbiamo riportato anche una piccola ricetta, se volete sbizzarrirvi, per fare l'infuso ed utilizzarlo appunto in caso di pelli molto arrossate o screpolate. Addirittura si potrebbero mettere i fiori nell'acqua d'un calda del bagno, perché comunque anche in quel caso abbiamo un effetto abbastanza deleterio. Per uso interno, appunto per infiammazioni del tratto gastroenterico. Si possono utilizzare anche per fare degli impacchi, ad esempio, non so, per gli occhi arrossati, se voi lo mettete su poi su una spugnetta oppure su del cotone, tamponate, hanno un effetto come un addolcente, un po' come si fa con la colla. Ma appunto le proprietà, diciamo, per il ciclo mestruale, sono più da ascrivere alle tinture, agli strati idroalcolici, dagli infusi, però. L'olio invece, l'olio lito, scusatemi, macerato, chiamare, può essere fatto in questo modo, come vedete qui descritto, utilizzando o olio di sesamo, di mandorle dolci, quello che voi preferite di più per l'applicazione poi sulla cute. Si fanno macerare i capolini per un mesetto in contenitori venduti al riparo dalla luce. E poi, una volta filtrato, si può utilizzare o direttamente così come emolliente, oppure anche per chi si diletta con queste preparazioni, anche per creme o sapone. Un'altra pianta che ha un certo interesse dal punto di vista dell'uso esterno è l'iperico, per esempio, e anche questo probabilmente è molto conosciuto da tutti. Sì, come lo riconosciamo, e lo dice il nome scientifico stesso, Ipericum perforatum, perché lo riconosciamo dalle foglie, specialmente dalle foglie che sono opposte, si vede nella foto in basso a destra, e se le guardiamo in trasparenza hanno proprio una specie di punteggiatura traslucida, da cui deriva proprio il nome perforatum. E hanno ghiandole più scure sul bordo. I fiori sono gialli e hanno 5 petali e gli stami sono molto evidenti e si vede proprio nella foto in alto queste strutture che emergono proprio dalla corolla. Se li tocchiamo ci possono lasciare proprio come delle puntini neri sulle mani, quindi è molto semplice anche questa pianta da riconoscere. L'iperico ha parecchi nomi, viene chiamato erba di San Giovanni o scacciadiavoli, scacciadiavoli perché nell'epoca romana era una pianta sacra a Giove ed era considerata simbolo della luce, e quindi una pianta in grado di combattere l'oscurità e di scacciare anche i demoni della notte.
Da questa credenza deriva il nome scacciadiavoli. È un po' più complicato capire il perché del nome Erba di San Giovanni. Probabilmente è stata chiamata in questo modo dai primi cristiani perché appunto le ghiandole che sono contenute dalle foglie e dai fiori, quando sono pizzicate, liberano questo olio proprio di colore rosso. Si pensa che questo olio rosso fosse quello usato da Giovanni Battista e quindi veniva, insomma, Associato, sì. associato esatto proprio a questo santo. E fa parte di quelle erbe magiche che vengono, nella tradizione, vengono raccolte proprio nella notte di San Giovanni, quella che era considerata la notte del solstizio, quindi più o meno 20, intorno al 24 giugno, proprio perché si riteneva che durante il solstizio di estate le piante raggiungessero il massimo dei loro poteri e della loro efficacia. Fin dal Medioevo, appunto, c'era questa tradizione di usare l'erba di San Giovanni mettendola sotto il cuscino e dormendoci durante la notte di San Giovanni, pensando che così facendo il santo proteggesse la persona dalla morte per un intero anno, oppure si appendeva un mazzetto di perico alla porta proprio per proteggersi dai demoni. E quindi è una pianta che ha una tradizione antichissima. Addirittura anche i cavalieri medievali portavano dei rametti di perico sotto l'armatura, veniva consigliato contro gli incubi, veniva consigliato addirittura per proteggersi dagli stupri, perché non so, si pensava che nascondendo un rametto di perico sotto le vesti, il cavaliere o insomma il guerriero durante le guerre, le scorribande tipiche del periodo medievale, non toccasse la persona, non so per quale motivo, però c'era questa credenza. Si credeva appunto che guarisse le malattie più svariate, che fosse anche in grado di predire il futuro, a seconda dell'aspetto che poteva avere il suo succo. Veniva anche usato in passato, contro il morso dei serpenti. E ci si facevano pozioni che si pensava fossero addirittura in grado di controllare la volontà umana. E la cosa un po' curiosa, un po' buffa, è che se mangiato dai bovini o comunque insomma dal bestiame domestico in grande quantità, il latte poteva uscire colorato di rosso e veniva considerato un segno di malocchio, ovviamente, come se fosse il latte di sangue, insomma. E anche qui, tornando ai giorni nostri e tornando, diciamo, a cose un po' più scientifiche, ci sarebbe tantissimo da dire riguardo all'iperico e quindi lascio la palla sempre a Daniela. Ah, il perico, vai a caso che era tra le erbe magiche, però effettivamente ha delle proprietà molto spiccate. Tant'è vero che in campo, diciamo, integratore erboristico è fortemente limitato, diciamo, come rimedio per l'uso interno, perché si sfocia proprio nell'attività farmacologica vera e propria. Tra l'altro, si sa anche che è stato molto, molto studiato per questo motivo, perché ovviamente le case farmaceutiche avrebbero anche interesse a sviluppare farmaci a base di perico se effettivamente ci sono gli studi adeguati. E in questi studi si è visto anche che può interferire col metabolismo di altri farmaci, perché contiene delle sostanze che influiscono su un sistema epatico enzimatico particolare. Quindi Questo lo trovate direi. scritto su, scusate se ti interrompo, si trova Vai, vai. scritto su tantissimi bugiardini di Sì, farmaci, di evitare assolutamente l'utilizzo sì, di iperico. E uno assolutamente anche sì. lì direbbe, ma come, cioè io prendo, è una pianta, uno ha questa idea che curarsi con le piante o comunque usare le piante non abbia controindicazioni, e Altro che, invece altre cose, ah, esatto, l'abbiamo moltissimi visto, alcune bugiardini. sono tossiche, ma Esatto. altre
quelle più studiate appunto da questo punto di vista. Diciamo, per molte piante, siccome sono complesse dal punto di vista delle sostanze contenute, magari non si conosce tutto il profilo chimico, oppure non si conoscono tutte le azioni di tutte le sostanze. L'iperico, siccome è stato molto molto studiato, si sa che ci sono particolari sostanze quasi esclusive nell'iperico e che hanno queste attività. Per cui direi, si può fare l'infuso, se volete raccogliere l'iperico e farlo in infuso, con un effetto, passatemi il termine antidepressivo, ma non è oggettivamente un antidepressivo come un farmaco, ma sarebbe meglio di no per questi motivi che abbiamo detto, per il tipo di possibili interazioni che può avere con tanti tipi di farmaci, non con un farmaco specifico. Invece, ci ricolleghiamo all'oleolito di calendula di prima, è ottimo per farci l'oleolito. Io mi ricordo che il mio nonno, quando ero piccola, faceva l'oleolito di iperico con l'iperico che si raccoglieva nei campi sotto casa. Infatti anche questo è diffuso praticamente in tutta la penisola, non sale tanto, arriva fino ai 1.600 metri massimo, ma direi anche un po' più basso. Si trova sia nei prati aridi che anche in luoghi erbosi ed incolti. E oltretutto, a seconda delle altitudini e del terreno, si può trovare o come specie proprio Ibericum perforatum o come altre specie simili, che per un botanico sono riconoscibili perché in alcuni casi hanno magari il fusto diverso, oppure hanno pochi punti traslucidi sulle foglie, oppure non hanno le ghiandole scure sui fiori. Quindi ci sono molte specie. Però insomma, diciamo che indicativamente, per quello che interessa a noi, per fare l'ololito, questo è il più indicato. E qui vedete la preparazione, è ovviamente simile a quella della calendula, con la differenza che il contenitore in cui si lasciano macerare i fiori o le sommità fiorite, siccome i fiori sono molto piccoli, basta tagliare la parte alta, anche se resta qualche piccolo fiore, non succede nulla, vanno lasciati macerare esposti alla luce solare, perché si devono innescare delle reazioni che fanno virare alcune sostanze contenute nell'iperico, fino a quando non si ottiene appunto un estratto rosso di vino, diventa proprio un olio rosso. Infatti in Toscana credo che venga chiamato anche olio rosso. È ottimo, devo dire, contro le scottature, le irritazioni, è veramente un ottimo rimedio, questo è facilmente fatto. E l'iperico si trova abbastanza diffusamente, un tempo di più, se posso dire. È vero. Osservazione personale, mi sembra che si stia un po' assolutamente diradando. Sì, sì, sì. Allora, andiamo avanti con una pianta che conoscete tutti, l'ortica, quindi vista anche l'ora, insomma, sorvolerei sul riconoscimento perché tutti siamo in grado di riconoscere l'ortica. Basta toccarla, esatto, mi soffermo. Avete il dubbio, toccate. Esatto, mi soffermo solo su alcune curiosità. Perché, per esempio, l'ortica comune, una delle specie che vengono utilizzate sia in fitoterapia che anche in gastronomia, è una pianta che troviamo nei luoghi incolti o anche sia nei boschi, sia nelle aree antropizzate, a bordo strada, in ombra, e un po' dappertutto, quindi fino a anche 1800-2000 metri di altitudine, ma la troviamo su terreni ricchi di nitrati. Su questa cosa dei nitrati ci tornerà sopra Daniela. E l'ortica comune, quindi questa specie in particolare, che è l'ortica dioica, nome scientifico, non la troveremo mai nei campi coltivati, perché è una pianta che non ama il terreno lavorato. Nei campi coltivati troviamo invece un'altra specie di ortica, che è l'ortica urens, quindi una specie diversa, che è un pochino più piccola. Non ve la faccio lunga sul riconoscimento perché semplicemente
pizzica di più, la sua forza ortigante è maggiore. E l'ortica ha delle ampolline sotto le foglie che in un solo tocco vengono spaccate e quindi liberano questa sostanza urticante. E quella dell'ortica minore è sensibilmente più forte di quella dell'ortica comune. Quindi anche qui abbiamo un ottimo modo per riconoscere le due specie senza andarci a piccare a guardare foglie e cose varie. Esatto. E come diceva Margherita, è una pianta bioindicatrice di suoli che contengono azoto, quindi fissa facilmente nitrati, un po' come anche l'orapi, insomma, sì. Queste piante tipiche degli incolti ma ricchi spesso contengono molti minerali e in particolare l'azoto in forma di nitrati, che può essere un bene o un male, perché comunque possono avere anche alcuni effetti, non posso dire nocivi, però insomma non bisogna esagerare. Sì, non sono proprio salutari. Ecco, diciamo non bisogna esagerare nelle quantità. D'altra parte, essendo erbe spontanee, è difficile che uno le mangia tutti i giorni. Quindi quando le trovo, le raccolgo, mangiatele con tranquillità, mangiatele tutti i giorni, in quantità mezzo chilo tutti i giorni, non c'è niente, capiterà, fortunatamente. L'ortica, che vabbè tutti conoscete, ha moltissime sfaccettature, può essere utilizzata praticamente tutta e in tantissimi campi diversi, tanto per dire in orticoltura si fa macerare e funziona da antiparassitario. Nella tradizione contadina, per esempio, prima di portare i cavalli al mercato si nutrivano col fieno di ortica per rendere lucido e forte il pelo, e da qui posso immaginare i derivi di utilizzo di campi all'ortica per rendere i capelli lucidi e più belli. No, è contro i capelli grassi. Anche contro i capelli grassi, per esempio. Sì, dai suoi fusti si possono anche ricavare fibre tessili, un po' tipo la canapa, per capirci, in effetti il tronchetto, chiamiamolo così, il fusto è parecchio fibroso, per non parlare poi dell'utilizzo come verdura, che è assolutamente ottima. Una volta scottate le foglie diventano totalmente innocue, non pongono più, perché le sostanze di questa mince sono ovviamente inattivate, ci potete fare risotto. Dal punto di vista fitoterapico, come dicevamo, ha sicuramente proprietà rimineralizzanti, visto che capta questi minerali dal terreno, non solo minerali, ma contiene anche varie vitamine, vari aminoacidi, quindi è una pianta piuttosto ricca dal punto di vista nutritivo. Si possono fare tranquillamente gli infusi e hanno appunto un'attività remineralizzante, ma anche depurativa, di solito le piante di minerali, oltre a essere interessanti, sono anche depurative, perché la ricchezza dei minerali si mangia. La radice non si mangia, si usa in fitoterapia, ma gli estratti di radice vengono indicati per l'asia prostatica benigna, quindi direi che possiamo non parlarne, perché tanto non lo si farà mai a casa da soli. Un'ultima curiosità, avevamo detto appunto che l'ortica, scusa Daniela, ho interrotto. Vai, punge. Appunto, no, è una pianta che non si può confondere con nulla, in realtà si può confondere come con la falsa ortica, che ha una foglia in tutto e per tutto molto simile a quella dell'ortica, ma non punge. Esatto. E quindi diciamo, se la troviamo con i fiori, la falsa ortica, la riconosciamo subito che non è un'ortica, perché appartiene a una famiglia completamente diversa, non è un'urticacea ma è una labbiata. E quindi guardate, i fiori dell'ortica sono questi, sono glomeruline spighettose, invece la falsa ortica ha i fiori tipo rosmarino. Esatto.
Però diciamo appunto, se troviamo i fiori la riconosciamo anche a occhio, altrimenti in questo caso non è laconico, quindi possiamo anche toccarlo e non punge, quindi capiamo subito che non si tratta di un'ortica. Anche la falsa ortica però ha vanta degli usi salutistici di cui ci può parlare sempre Daniela. Sì, volante. Allora, dal punto di vista gastronomico posso immaginare che assomigli, non l'ho mai assaggiata, l'ho trovata nei campi ma non l'ho mai assaggiata. Però ecco, e dal punto di vista dell'erboristeria è una pianta tipicamente femminile, tendenzialmente, perché sin dal Medioevo nella tradizione è sempre stata utilizzata nella cura di problemi. È astringente dei congestionanti, quindi si potrebbe utilizzare anche l'infuso, ad esempio, per il mal di gola e affezioni delle vie respiratorie, ma anche come cardiarismo, un po' tipo la calendula. Tipo di pianta, anzi esistono anche sul mercato dei prodotti che combinano calendula e l'annum album proprio per problemi oncologici, quindi direi che l'indicazione è quella. Vai, ultima pianta, chiudere in bellezza anche se a quest'ora ci vorrebbe la camomilla. Sì, abbiamo scelto il luppolo e che magari una cosa che non si sa, appartiene alla stessa famiglia della cannabis, è una cannabacea. E il nome scientifico è Humulus lupulus, che deriva probabilmente da humus, terra, perché gli steli si trovano prostrati a terra se non hanno un sostegno a cui aggrapparsi, e da lupus, lupo, proprio perché gli steli si avvinghiano per sostenersi a una pianta, proprio come fa il lupo con la preda. E quindi il nome scientifico deriva probabilmente da questo. Come riconoscerlo? Allora, come riconosciamo il luppolo? Allora, intanto è una pianta dioica, che vuol dire ha sia delle infiorescenze maschili, sia delle infiorescenze femminili, che nel caso del luppolo sono ben distinguibili tra di loro. Sono tutte e due pendule, pendenti, ma quelle maschili sono delle pannocchie biancastre, bianco-verdastre, e si trovano all'ascella delle foglie. Quelle femminili invece sono a forma di cono, più giallognole, e sono riunite in grappolini e si trovano all'estremità dei rami, questo per evitare che si auto-impollinino a vicenda. E sono ricoperti da peli giallognoli che vengono chiamati di luppolini. E quindi è una pianta anche qui abbastanza facile da riconoscere, anche perché la foglia è abbastanza simile a quella della cannabis in piccolo. Per gli usi, anche qui lascio la palla velocemente a Daniela. Allora, da adulta, come avete visto dalle fotografie, è semplicissimo riconoscere. Primo, perché si avviglia veramente su qualsiasi cosa, sui noccioli, sull'edera addirittura cresce. Riesce a avvinghiarsi sull'edera e sui rovi, addirittura una che si avvinghiano sull'altra. E per uso alimentare di solito si usano i giovani getti, quindi magari è un pochino più complicato riconoscerla se non si vedono tanto le foglie, perché si vede questo lungo getto, se non un po' un asparago selvatico. Sì, è vero. Sì. Esatto. Bruno rossastro, però è abbastanza facile da individuare perché difficilmente la pianta è unica, sono più piante, spesso il getto è già un pochino avvinghiato alla pianta sempre di luppolo vicina, quindi insomma si riconoscono abbastanza. E anche come sapore siamo là, vicino all'asparagus selvatico. Sicuramente l'uso più conosciuto del luppolo è quello per fare la birra. Per fare la birra si usano quei fiorellini lì, bianchi, femminili, che vengono detti strobili dal punto di vista botanico. questi
questi strobili appunto sono ricchi di questi peli giallastri terminali che vengono chiamati polino, anche questi, un po' come l'iperico, sono stati molto ben caratterizzati dal punto di vista chimico e contengono veramente tantissime sostanze, molte delle quali sono specifiche proprio solo per il lupolo, altre invece sono come la cannabis, essendo della stessa famiglia. Se ne può fare un infuso con questi fiori femminili per un'azione, diciamo, rilassante, chiamiamola così, tant'è che anche in fitoterapia gli estratti di lupolo vengono utilizzati per questo. Non so se sia per quello che anche la birra dà una certa euforia, ma non agitazione, però probabilmente... Ma però fare che berti la birra prima di andare a dormire concili il sonno, ora non esatto, so esatto. Per gli strobili femminili del lupolo. Potrebbe essere quello, visto che vengono utilizzate... Poi considerate, esistono tantissime varietà di luppolo commerciale, perché ovviamente per dare sapore e gustatori diversi alla birra, però quello selvatico, insomma, è un'unica specie, varietà. Direi nient'altro, vabbè, contiene anche sostanze ormonosimili che giustificherebbero l'uso tradizionale nella donna per il suo ciclo mestruale. Si dice, no? È nell'uomo che beve tanta birra che viene come il seno. Non so se sia quello o qualche cos'altro. No, però... Io sapevo anche che veniva consigliato alle donne di bere birra durante la gravidanza per fare il latte. Esatto, perché potrebbe... Non lo so. Ci sono tante piante in fitoterapia, sì. Si dice, siano galattogoghe e poi... da un punto di vista tecnico magari non si ha un riscontro, però sì, effettivamente sembrerebbe che abbia anche effetto sulla lattazione. L'unica cosa, ecco, fate solo attenzione se volete sfruttare l'azione sedativa di non associarlo con farmaci tipo le benzodiazepine, perché potenziano l'attività del farmaco, quindi potrebbe essere controindicato. È tutto qui, quindi con un bel brindisi, con un bel brindisi, andiamo di birra. A dormire, perché dopo tutta sta birra, a quanto pare, insomma, è tutto sedativo e ci fa visto l'orario, va bene, quindi invece della camomilla ci prendiamo una bella birra prima di andare a dormire. Esatto. E noi abbiamo concluso, speriamo di non avervi tediato troppo, ma diciamo l'argomento richiederebbe giorni e giorni, perché le piante commestibili sono davvero tantissime, però veramente tanto da dire. Grazie ragazze, complimenti, una bella presentazione. Allora spengo la registrazione. Sì. Se n'è andata.